tu, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà, a Pippo Baudo. Oggi parliamo di Arrapao, quindi fermi tutti perché Arrapao è considerato il peggior film italiano e questo video serve a dire no, tutto il contrario, è un capolavoro totale e mo vi spiego perché. Un film del 1984, bellissimo, degli Squallor, diretto da Ciro Ippolito. Arrapao è uno dei due film che hanno realizzato gli Squallor. Arrapao e l'anno dopo Uccelli d'Italia. La cosa meravigliosa di questi film e di quanto osano gli Squallor è che possono essere visti tutti e due gratuitamente su YouTube, sono completi, si trovano. Perché è considerato un film orribile? Perché l'audio è bruttissimo, perché è tutto in presa diretta, perché gli attori non sono doppiati in looping, ma recitano appunto in presa diretta e quindi con un accento strano perché furono chiamati attori stranieri a realizzare il film. Arrapao è Aristoteles dell'allenatore nel pallone. Cioè, capito? A saudaggi. Siamo nell'84, il film fu girato... esce nell'84, quindi il film in realtà viene girato nell'83 e vengono chiamati come attori protagonisti due gioiellini, due giovani emergenti che vogliono fare gli attori, che sono l'attore che fa appunto Arrapao, che poi è Aristoteles nell'allenatore del pallone, e una giovanissima, Tini Canzino, che è greca e che non parla bene italiano. Nessuno dei due parla bene italiano. In più vengono chiamati un gruppo di ragazzotti tedeschi e poi ci sono gli Squallor e delle comparse che si trovarono lì per caso, perché questo film viene girato in una valle nel Lazio che era un allevamento di cavalli. Perché è importante dirlo? Che le tribù, le capanne delle tribù vengono messe in questa valle dove stanno l'allevamento dei cavalli, perché durante le riprese i cavalli imbizzarriti correvano senza ritegno per fatti loro e si mettevano sempre nella telecamera, e questa cosa appare nel film. Una massa impressionante di cavalli che non faceva altro che chiavare dalla mattina alla sera è uno sforzo della nostra produzione andata in rosso al secondo giorno di lavorazione. Moltissime battute sono improvvisate, moltissime scene sono improvvisate e pochissimo è rimasto conservato da un plot iniziale. E quindi qua torniamo al concetto degli Squallor. Chi sono gli Squallor? Gli Squallor non sono degli sprovveduti pazzi che si svegliano una mattina e iniziano a dire volgarità, come molti possono pensare. Sono dei musicisti pazzeschi che hanno collaborato con gente che ha vinto il Festival di Sanremo, che hanno collaborato con Mogol. Quattro musicisti folli e produttori musicali che... così come diversivo per rilassarsi tra un disco che vendeva milioni di copie e un altro, cazzeggiavano tantissimo. I loro album sono registrati dove più che tracce cantate ci sono tantissime tracce che fanno pensare appunto alla radio, dove loro accendono il microfono e vanno a ruota libera. E ne dicono di tutti i colori. Perché questo film è considerato il peggior film italiano? Perché in realtà è un film che osa troppo. Noi non potevamo... cioè, chi l'ha giudicato non può capire questa roba qua. Gli Squallor sono un fenomeno per tutta una generazione che va dagli anni 70 agli anni 80. È enorme. Perché? Perché ti potevi comprare il vinile originale o meno, una persona, un amico comprava un disco degli Squallor e lo ascoltavano 200 persone, giravano questi dischi, più che essere venduti, giravano, e quindi si creò un mito di sottocultura. Gli Squallor in Italia per me possono essere benissimo paragonati ai Monty Python in Inghilterra, oppure se vogliamo usare ancora di più possono essere, si può pensare agli Squallor come al gruppo dei Frank Zappa and the Mothers of Invention italiano. Perché? Perché è gente che ha osato, gente che è andata oltre. In Arrapao abbiamo, a parte la storia assurda e folle, abbiamo delle battute che sono rimaste dentro di noi. Dove andranno a finire le lacrime di Scella pezzata?
ascella pezzata, una donna di una bellezza profonda, molto, ma molto profonda, innamorata di Arrapao, questo bestione che vedete sul cavallo, di facili costumi ma di sani principi. Una cosa bellissima che fu sperimentale e diversa fu gli intermezzi pubblicitari. In un film che gira per conto suo con la sua storia, loro crearono gli intervalli dove c'erano le reclame e c'è Tramwell Trophy che è indimenticabile. C'è la storia di Berta. La storia di Berta veniva da un album e siccome c'erano questi ragazzotti tedeschi, nella versione originale, nell'audio originale, non del film, ma di questa traccia dell'album, Berta, c'erano due ragazzi italiani napoletani che facevano questa cosa qui. Lì chiamarono questo ragazzo tedesco che non parlava bene italiano e fa ridere tantissimo all'infinito, e soprattutto erano ragazzi di quella generazione. Quella fu la cosa figa, cioè presero dei ragazzi che ascoltavano la pop music, la synthwave, dei punk, che nel 1983 loro erano troppo avanti. Il film fu pubblicizzato nelle discoteche. A differenza di una classica reclama televisiva, quando i ragazzi andavano in discoteca, partiva all'improvviso sugli schermi della discoteca il trailer di Arrapao. Arrapao è un so bad, so good immenso. Se non l'avete visto, siete dei pazzi, quindi guardatelo subito. Se l'avete visto, riguardatelo. Quindi io vi saluto dicendovi ciao, guardati Arrapao.